Oggi noi tratteremo, come movimento politico, che intanto ringrazio, qui ci sono il portavoce e il consigliere comunale, che ringrazio per avermi scelto a moderare questo, avete scelto una persona che è poco moderata, per cui vi ringrazio due volte per questa scelta, spero non abbiate a pentirvene. Noi oggi tratteremo in modalità seminariale, quindi ovviamente interattiva, con l'aiuto di stakeholders che piano piano presenterò, la legge 76 del 2016, la cosiddetta legge che norma le unioni civili e le convivenze, anche tra persone dello stesso sesso. Prima di passare alla trattazione e anzitutto anche alla presentazione, perché io farò una breve introduzione, perché è molto importante che su questo tema e in questo momento ci sia il giusto inquadramento, ovvero si parta col piede giusto. La tematica è una legge dello Stato, la tematica si inquadra pienamente nel campo dei diritti civili. E se vogliamo un attimino togliere anche i civili, perché ci ricorda chissà cosa, nel campo dei diritti, non in alto. Quindi l'invito che si fa alla platea e ovviamente anche al tavolo dei relatori è di inquadrare la tematica sotto questa aspetto. È una legge dello Stato, è una buona legge, per quanto arrivata al termine di un iter un pochettino contrastato e tortuoso, però è una legge perché è buona, a mio avviso, perché parte dal bisogno. Tutte le buone leggi, allora, e soprattutto anche nel campo delle politiche sociali, partivano dal bisogno di cittadini e si trasformavano e normavano questo bisogno. Quindi ritengo che da questo punto di vista, poi ecco vi sto anche dando spunto, ritengo che da questo punto di vista la legge 76 sia una buona legge. Rispetto, cioè, a me una cosa che ha colpito di questa legge è soprattutto per chi, che qualche ragionamento si è aperto nei giorni scorsi, questa legge nell'orpello iniziale fa riferimento a forse agli articoli più belli della nostra Costituzione, che è l'articolo 2 e l'articolo 3, dove si parla di diritti e uguaglianza. A questo punto io devo necessariamente fermarmi, perché come attore sociale non posso che essere soddisfatto di ciò, ovvero che non ci siano diritti violati, anche se non basta una legge, sappiamo benissimo, affinché un diritto sia esigito. A volte è anche una questione di cultura, e in questo quadro si incastona anche questo momento di confronto con i cittadini. Una cultura cambia necessariamente e inevitabilmente se c'è confronto tra chi propone, chi ragiona e chi ascolta per poi rimandare. Quindi, indicazione di metodo, questo è un momento interattivo, per cui sono graditissimi gli interventi, anzi vorrei dire quasi obbligatori. Il confronto, le domande, qui c'è un tavolo che anche tra noi ovviamente è prevista l'interazione se necessaria, che risponderà in base a quello che viene chiesto. Un'ultima considerazione e poi passo direttamente a presentare la giornata. Non basta una legge affinché le cose vadano lisce, tant'è che da quando la legge è legge registriamo una certa differenza tra l'applicazione di questa norma e le diverse aree geografiche della nostra nazione. 25 unioni civili ogni 100.000 abitanti al nord, al centro scendono a 15, al sud a 9, nelle isole a 7. Questo è uno studio recentissimo del Sole 24 Ore. Questo che cosa significa? Significa che se non si impone una cultura, la cultura del rispetto dei diritti,
la cultura anche proprio del rispetto della legge, la cultura dell'accoglienza, sarà molto difficile che una legge possa cambiare una mentalità. A volte purtroppo accade anche il contrario. Ovviamente noi oggi siamo qui anche per questo, per percorrere la via del cambiamento e del confronto, che è un valido strumento. Presentiamo la giornata. Allora, oltre la mia poco moderata introduzione, passerò subito, o quasi subito, ai saluti del portavoce del movimento, che è alla mia destra, siede alla destra, purtroppo, diciamo, però per chi guarda sei alla sinistra. E dopodiché Francesco saluterà, insomma si presenterà, e presenterà il movimento, anche la posizione del movimento, rispetto comunque, perché questo momento di oggi di fatto prosegue gli incontri che ci sono stati con i cittadini e con il territorio. Ma questo lo devi dire tu, perché se lo dico io poi tu cosa dici? Allora, dopodiché passiamo alla prima parte, che è una parte tecnica, chiedendo a Mario Silvia, non sarà noiosa, sono convinto, siamo convinti, perché dici così, se non si convincono scappano, non sarà noiosa, e cioè dobbiamo un pochettino spiegare cosa accade, che significa questa legge e anche in termini proprio applicativi, nella vita di tutti i giorni, cosa significa questa legge in questi 8 mesi, diciamo, di legge. Dopodiché passiamo al punto di vista dei portatori di interesse, i cosiddetti stakeholder, che sono Lucio D'Arcola, presidente Arcighe Reggio Calabria, e credo anche qualche altra cosa, mi sembra, se me lo vuoi ricordare. Vabbè, io faccio parte del comitato del CPO, del comitato pari opportunità, il consiglio dell'ordine. Perfetto, Mario, perfetto. Sì, qui i titoli li ho messi da parte, sì, ma diciamo, un tavolo senza titoli, con funzioni, diciamo, funzione, impegni e oneri. Allora, registriamo la defaianza di Fatima Ferro e Bernadette Picara, che per impedimenti di vario motivo non sono presenti, questo ci dispiace, però ci terremo in contatto e spiegheremo un pochettino dopo come è andata. Dopodiché Mirella Giuffrè, presidente AGEGO. AGEGO, l'associazione genitori, parenti, amici di omosessuali. Che faccio? Lo dico adesso. A me, vi dico tutti in piena libertà, a me dispiace che ci debba essere un'associazione che debba tutelare i diritti dei propri figli. A me questo dispiace, se c'è vuol dire che c'è stato bisogno. Sono veramente contento che sia qui Mirella, come Lucio, come tutti, perché il messaggio da dare è questo: ora basta, non dobbiamo tutelare nulla, nel campo dei diritti non si deve tutelare più nulla, i diritti dovrebbero andare lisci, fluidi. Però intanto, dai, mettiamoci in cammino. Attendiamo l'assessore alle politiche sociali, che è Patrizia Crea, che mi sembra che è sul punto di arrivare, e Stefano Morabito, coordinatore della cosa pubblica, Reggio Calabria. Va bene, le conclusioni invece toccheranno all'unico consigliere rimasto in piedi in una città da Camera, non perché Nina, insomma, è impegnata in altra conversazione in questo momento, e Carmelo. Grazie. Va bene, grazie a tutti, passiamo al portavoce del movimento. Allora, grazie a tutti per essere presenti. Abbiamo deciso come movimento di organizzare questo incontro, questo seminario, perché noi sin dagli albori, sin dalla nostra nascita, nasciamo come un movimento deciso a tutelare i diritti di tutti. Di tutti, nessuno escluso. Ringrazio Mario per lo straordinario impegno che ha messo nell'organizzare questo evento, nel contattare tutti questi illustri relatori che siedono con me al tavolo. Noi come movimento ci proponiamo soprattutto di dare sponda a chi vuole usufruire di questa legge, perché come ha detto giustamente Mario non è sufficiente che ci sia una legge perché ognuno ne benefici. Purtroppo ci sono ancora molti retaggi culturali, specialmente da noi al sud, che impediscono a volte di usufruire di una legge che a me personalmente mi riempie d'orgoglio. Io sono orgoglioso di vivere in un paese più civile da quasi un anno a questa parte,
perché la legge sulla regolamentazione delle unioni civili mi rende orgoglioso. E adesso io sarò molto breve perché diciamo è un momento un po' particolare, ecco, è una cosa che voglio dire è che sono fiero e felice di essere stato il portavoce di questo movimento. Alcuni eventi mi portano lontano da Melito, dal movimento stesso, però l'orgoglio grande è quello di chiudere la mia esperienza come portavoce di una città da cambiare, partecipando al movimento, partecipando a questo seminario, perché una città da cambiare è nata come movimento politico-culturale che rompesse gli schemi del passato. Questa è una legge che rompe gli schemi, forse, anche in un certo senso. No, noi rompiamo anche da qualcos'altro, gli schemi, però continueremo a farlo, sono sicuro. Grazie ancora a tutti di essere venuti, di essere intervenuti. Adesso lascio la parola, ridò un prestigio, la parola al nostro Mario. Da prendere, tranne quello che veramente ti ringrazio, Francesco, è un pezzettino di noi che andrà da un'altra parte e cambierà forse qualche altra città. Grazie, forse, dai. Mario, a te. Grazie Mario, buonasera, rinnovo anch'io il benvenuto a questo convegno che vuole essere, a distanza di quasi un anno dall'entrata in vigore della legge Cirinnà, per come è modificato, ma per come è entrato in vigore appunto, tempo di confronto, un momento di confronto, ma perché no anche un momento di bilanci, perché dopo un anno io credo. Prova sì. Siamo un po' più vicino. Dopo un anno, vabbè, io credo di farcela anche così. E anche tempo di bilanci. Allora, non vi nascondo che per me affrontare questo argomento mi emoziona un pochino, anche perché il mio vissuto politico, prima di far parte anche di una città da cambiare, del nostro movimento locale, il mio vissuto politico come dirigente di Sinistra Ecologia e Libertà, cioè, mi ha portato spesso a fare argomentazioni, a rapportarmi con argomentazioni di questo tipo su questa problematica. E adesso che è finalmente entrata in vigore una legge che ha rotto veramente gli schemi del pregiudizio, mi rende effettivamente emozionato. Quindi è con un filo d'emozione che inizio a relazionarmi su quella che è la parte più noiosa forse dell'intero convegno, perché è quella relativa alle applicazioni pratiche di questa legge nella vita di tutti i giorni. Innanzitutto si tratta di una legge che va a modificare una parte importante del codice civile, del nostro codice civile, il libro primo che riguarda le persone e la famiglia, in particolare interviene nel campo proprio del diritto di famiglia, campo che è stato oggetto di varie riforme e questa è l'ultima riforma che, a differenza delle altre, si differenzia appunto perché è una riforma che sembra essere calata dall'alto. Perché a differenza della riforma che ha introdotto la separazione, a differenza della riforma che ha introdotto il diritto di aborto, ha regolamentato il diritto di aborto, sono diritti che sono passati dalla piazza, dalle manifestazioni di piazza e anche dal referendum. In questo caso questa è una legge che ha avuto come pungolo principalmente delle pronunce giurisprudenziali. Non è un mistero che è partito da alcune pronunce riguardando la stepchild adoption. Oh, non è una parolaccia, ma è l'adozione del figlio del coniuge. Questo è un istituto che già esisteva in Italia dal 1983 e riguardava esclusivamente le coppie di eterosessuali che avevano contratto un matrimonio e veniva data la possibilità a uno dei due contraenti il matrimonio di adottare il figlio naturale del partner con il consenso però dell'adottando se questi aveva più di 14 anni o chiedendo il suo parere se era infra 14enne e con il consenso del genitore naturale. Chiaramente in questo caso non era una procedura automatica, ma
occorreva uno screening, diciamo, da parte del Tribunale per i minorenni, che doveva valutare la capacità affettiva, la situazione affettiva tra adottante e adottato e adottando, la capacità di contribuzione economica e l'ambiente di serenità che doveva corrispondere, un ambiente di serenità familiare. Solo nel 2007 venne rotto il primo tabù, questo primo muro, sempre da una pronuncia del Tribunale per i minorenni, in questo caso di Milano, che fu seguita da una pronuncia del Tribunale di Firenze, venne riconosciuta la possibilità di adottare il figlio del compagno convivente. Attenzione, non più i due partner non erano obbligatoriamente, non dovevano aver contratto obbligatoriamente matrimonio. Solamente nel 2014 e nel 2015 abbiamo le prime sentenze del Tribunale per i minorenni di Roma. In questo caso il ragionamento che fa il Tribunale, che oggi possono sembrare termini di ovvietà, il ragionamento che fa il Tribunale è: la giurisprudenza costante consente l'adozione del figlio del partner convivente. L'interesse tutelato è solamente l'interesse del minore, dell'adottando. Occorre uno screening sull'affetto, sulla capacità economica, sull'ambiente di serenità familiare. Non si capisce, ed è ovvio a questo punto, che il pregiudizio, l'orientamento sessuale non può invalidare tutti questi elementi costitutivi. E quindi praticamente venne per la prima volta consentito l'adozione del figlio del compagno in una coppia etero e una coppia omosessuale. Si trattò nel caso, in quel caso, di due donne. Capite bene che a questo punto quella che era una querelle, che era obiettivo e argomento principalmente dei partiti della cosiddetta sinistra tradizionale, in Italia questa pronuncia scatenò un putiferio e allora si presentò la necessità di dover regolamentare finalmente una volta per tutte queste unioni civili, tra cui le unioni civili omosessuali, e si è arrivato al disegno di legge Cirinna. Innanzitutto occorre precisare che l'Italia arriva notevolmente in ritardo, siamo stati il 27° paese solamente della Comunità Europea, non contiamo gli altri paesi del mondo che erano avanti anni luce rispetto a noi. Quindi arriviamo tardi, e arriviamo perché abbiamo avuto il pungolo, è stata l'azione della magistratura con queste sentenze, perché altrimenti io non credo che dalla politica tradizionale oggi saremmo riusciti ad arrivare ad avere una legge di questa portata, che finalmente rompe quelli che erano degli autentici tabù. Ma andiamo un attimino a vedere di cosa si tratta, cosa in realtà ha introdotto questa legge. Innanzitutto si tratta di una legge che va a regolamentare le unioni civili, sia di coppie eterosessuali che vanno ad acquistare diritti e doveri che erano ad esclusività delle coppie legalmente e regolarmente sposate, ma anche delle coppie civili omosessuali. In questo caso vediamo che uno dei primi baluardi della legge Cirinna, appunto, che un autentico baluardo all'interno del corpo di legge, è che riconosce dignità di formazione sociale specifica alle coppie omosessuali. Il presupposto affinché venga riconosciuta questo rango di formazione sociale lo troviamo nell'articolo 2 della Costituzione italiana, dove vengono indicati quelli che sono i diritti inviolabili dell'uomo, che vengono riconosciuti come singolo oppure all'interno come formazioni sociali all'interno delle quali quest'uomo presta, diciamo, la vita di tutti i giorni. E poi nell'articolo 3 della Costituzione, che andando a disciplinare l'uguaglianza formale, in un specifico passaggio, vedo che ce li hai proprio là, Mario, sì, ma... che non ci sono differenze di sesso. Quindi voglio dire, questi sono i fondamenti normativi, quindi
voglio dire, probabilmente la necessità di riconoscere dei diritti alle unioni civili sono sempre stati contenuti all'interno della nostra Costituzione, e se pensiamo che la nostra Costituzione ha più di 70 anni, voglio dire, ci siamo arrivati con 70 anni di ritardo, ma l'importante è arrivarci. Allora, in cosa consiste, come si contrae un'unione civile? Innanzitutto, voglio dire, i due contraenti devono essere maggiorenni, non importa più se sono dello stesso sesso, sono delle eterosessuali, non deve sussistere una di queste quattro cause impeditive, cioè, ossia, non deve sussistere tra di loro un rapporto di parentela, nessuno dei due contraenti deve aver riportato una sentenza di interdizione, quindi chiaramente capite bene, deve essere capace di intendere e di volere, e poi non deve essere aver riportato condanna passata in giudicato per il reato di omicidio, di tentato omicidio nei confronti di chi sia stato coniugato, unito civilmente con l'altra parte, cioè in buona sostanza non deve essere stato condannato per aver ucciso, tentato di uccidere il precedente compagno o compagna della parte con cui va a contrarre unione civile. In questo caso, giusto al corollario, una piccola specificazione, nel caso in cui, voglio dire, dovesse subentrare anche all'interno di una coppia che ha contratto unione civile una misura cautelare per questi reati, oppure un rinvio a giudizio, voglio dire, il procedimento, l'efficacia del procedimento resta sospesa fino a che non verrà pronunciata sentenza definitiva di proscioglimento, altrimenti, voglio dire, si intercorrerà in un caso di nullità dell'unione civile, nullità che può anche verificarsi nel caso in cui il consenso è stato strappato all'altra parte con violenza, oppure nel caso in cui ci troviamo in presenza di un errore, che può essere un errore sull'identità personale dell'altro contraente, oppure anche un errore su delle qualità personali, come potrebbe essere la presenza, l'insorgenza di una malattia o di una patologia che possa per esempio impedire i rapporti sessuali. In questo caso però il periodo di coabitazione per almeno un anno va a sanare questo genere di nullità, quindi questa è, tra virgolette, non si tratta di una nullità vera e propria, perché la nullità è insanabile, ma si tratta di un'ipotesi specifica di annullabilità. Quali sono, come si contrae? Quindi due persone maggiorenni devono pronunciare il loro fatidico sì di fronte ad un ufficiale dello Stato civile alla presenza di due testimoni. Devono indicare e otterranno una certificazione di quest'unione civile, dove dovranno essere indicate chiaramente le generalità, ma soprattutto, e quindi andiamo a trovare un'assoluta analogia con quello che è il matrimonio civile, devono indicare la residenza familiare, che diventerà la sede degli affari di questa coppia, e soprattutto devono indicare il regime patrimoniale. Così, ora io non so quanti di voi sono sposati, però voglio dire, chi ha contratto un matrimonio sa che ha dovuto indicare necessariamente quello che è il proprio regime patrimoniale, sia comunione dei beni oppure separazione dei beni. Quindi vediamo che da questo punto di vista l'analogia è assoluta, è assoluta. E quali sono i diritti che vengono acquisiti quando viene contratta l'unione civile? Sono gli stessi diritti del matrimonio, tranne gli stessi doveri del matrimonio, tranne uno, cioè il dovere della coabitazione, che è previsto anche nel matrimonio civile chiaramente, e il dovere all'assistenza morale e materiale. Manca il dovere alla fedeltà, è una cosa che lì per lì suona strano. Cioè, quando si discuse di questo discorso, di questo argomento, ti pensarono, ma come mai? Allora, voglio dire, le unioni civili viene legalizzata la bigamia, in realtà è stato lo stesso legislatore a presentare contemporaneamente, quasi successivamente,
credo che fosse la deputata Cantoni o Cantone, ora non ricordo il nome, un disegno di legge per abolire, abrogare l'obbligo alla fedeltà coniugale anche per i matrimoni civili normali. Quindi voglio dire, da questo punto di vista la legge sulle unioni di fatto presenta questo elemento, addirittura si pone come antesignana rispetto a quelle che sono le intenzioni del legislatore anche per i cosiddetti matrimoni civili canonici normali, tra virgolette. E quindi praticamente quella che sembrava una svista mega galattica in realtà ha una ragione. Ora non sta a me giudicare se in un normale rapporto sentimentale la fedeltà sia o non sia importante. A mio salutiamo l'assessore Patrizia Crea. Ora voglio dire, io non so in un rapporto sentimentale quanto sia importante o no fondamentale il dovere di fedeltà, ma voglio dire, per quanto riguarda questa legge, quella che sembrava una svista in realtà è un elemento di novità che il legislatore va a inserire in una legge nuova, specificando che anche per i matrimoni civili quello dovrà essere il passaggio successivo. Al momento non abbiamo notizie di questo disegno di legge, sappiamo. Ci dispiace perché è sposato, deve attendere. Vai. Però la bigamia, tra virgolette, sembrerebbe essere trovare una qualificazione giuridica. E chiaramente non ci sono solamente dei doveri, il qualunque relazione stabile, quindi parliamo anche di un'unione civile sia etero che omosessuale, presuppone finalmente il riconoscimento di alcuni diritti sacrosanti e fondamentali. E la novella va a incidere su tutta una parte del diritto di famiglia. Sono molti i passaggi, molte va armonizzata con l'intero sistema legislativo, il nostro corpo di leggi dello Stato. E chiaramente la paura del legislatore quale poteva essere, quale è stata? Cioè, solitamente quando si va a inserire qualcosa di nuovo, poche volte si guarda quello che c'è intorno, e quindi tante volte ci ritroviamo, gli avvocati ci marciano su queste cose, ci ritroviamo a delle contraddizioni addirittura tra leggi anche, che sono spesso e volentieri risolte dalla giurisprudenza. Questa è una legge, la legge Cirinnà, questo sarà l'unico articolo che vi leggo perché secondo me è quello più importante. All'articolo 20 la legge dice questo: al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge e nei regolamenti, nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Cioè, questo è un passaggio fondamentale, perché sostanzialmente il legislatore cosa vuol dire? Vuol dire, nell'ipotesi in cui mi fossi dimenticato di andare ad armonizzare il diritto con tutti i riconoscimenti che vengono fatti, concessi finalmente alle coppie di fatto omosessuali, perché lo specifica, cioè in tutti i contesti di leggi, di regolamenti, di contratti collettivi in cui si fa riferimento alla parola coniuge, che riguarda i contraenti matrimoni, cioè vanno estese anche alle coppie di fatto che hanno contratto unione civile. Quindi questo è il momento più importante a mio avviso di questa legge, perché va a estendere totalmente quelli che sono i diritti spettanti a due persone dello stesso sesso che vanno a contrarre matrimoni, le va a estendere anche ai contraenti dell'unione civile, specificando si tratta di contraenti dell'unione civile aventi lo stesso sesso. Ora, andando a vedere nelle applicazioni della vita di tutti i giorni, dov'è che va a incidere? Innanzitutto, l'abbiamo detto già prima, i contraenti vanno a indicare quello che è il regime patrimoniale della famiglia. Quindi voglio dire, immaginiamo due contraenti in comunione dei beni, possono costituire il loro fondo familiare,
e soprattutto interviene nelle successioni, mortis causa, nell'ipotesi in cui, perché adesso il contraente legittimo diventa erede legittimario. Che cosa vuol dire? Ora io mi rendo conto tante volte, l'erede legittimario, che non è l'erede legittimo, è un'altra cosa, l'erede legittimario è quella persona che è ascendente o discendente, quindi figlio o genitore del defunto, o coniuge, prima era solo il coniuge, adesso invece abbiamo anche il contraente dell'unione civile, a quali nel caso di morte del decuius, si chiama nel linguaggio delle successioni, aspetta per legge una quota dell'eredità. Non può essere diseredato, salvo particolari casi, che non mi sembra il caso di andare ad affrontare, se no facciamo capodanno, però voglio dire, diventa erede legittimario e quindi praticamente gli spetterà sempre la cosiddetta quota di legittimo, e nel caso in cui dovesse esserci una violazione può adire in giudizio, perché proponendo azione di riduzione dell'asse ereditario per violazione della quota di legittimo. Questa è una novità stratosferica e finalmente questo è un riconoscimento totale di quelli che sono i diritti che prima erano irrimediabilmente negati. Così come, per esempio, un altro diritto fondamentale è quello alla pensione di irreversibilità. Pensiamo a due soggetti che contraggono unioni civili, uno dei due muore purtroppo, all'altro compagno, all'altro partner spetta il diritto alla pensione di irreversibilità in base chiaramente a quella che è la capacità contributiva, eccetera eccetera. Ma questo era un diritto che era irrimediabilmente negato. Il diritto agli alimenti. Intanto le unioni civili, questo lo andremo a vedere da qua a un momento, cioè soggiacciono alla stessa disciplina per quanto riguarda la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quindi andremo a parlare anche di separazione. Nel caso in cui vi è separazione, un scioglimento dell'unione civile, più corretto, e uno dei due contraenti versa in stato di bisogno, l'altro ha il dovere, l'obbligo, di garantire un assegno a titolo di alimenti in maniera tale da fargli compiere gli atti quotidiani della vita, permettergli di compiere gli atti quotidiani della vita. Questa è una grande conquista di un diritto che prima era irrimediabilmente negato. Questi sono i diritti principali. Poi è chiaro che andiamo a vedere il diritto di subentro in un contratto di locazione, questi sono altri momenti, il diritto alle visite in ospedale, il diritto alle colloqui in carcere, ma voglio dire, i diritti fondamentali riconosciuti sono essenzialmente il diritto agli alimenti, il diritto alla successione e il diritto alla pensione di irreversibilità. Questi sono stati veramente l'elemento innovativo più importante da questo punto di vista. Come si sciolgono le unioni civili? Chiaramente anche in questo caso vale, si applica completamente, perfettamente, in maniera speculare ai matrimoni civilmente celebrati, la disciplina della separazione e divorzio. Tuttavia l'unico momento di differenza è che nel caso in cui la separazione sia consensuale, quindi c'è la volontà di scindere il rapporto senza una particolare causa che genererebbe una separazione con addebito nei confronti dell'uno o dell'altro, in questo caso il termine è ancora più breve rispetto a quello del divorzio breve, scuso il bisticcio di parole. Infatti in una coppia, il matrimonio civile, civilmente celebrato, il termine minimo è da 6 mesi a 1 anno a seconda di varie situazioni. In questo caso, quando non vi è coabitazione per un periodo di 3 mesi, in questo caso chiunque dei due contraenti può chiedere lo scioglimento dell'unione civile. E veniamo adesso a quelli che sono quello che probabilmente dimenticavo, è una legge talmente precisa ed esaustiva che va anche a disciplinare alcune situazioni potenziali che si possono creare. E nel caso in cui, per esempio, una coppia
che contrae unione civile una coppia omosessuale, nel caso in cui uno dei due contraenti cambia sesso con sentenza di rettifica dello Stato di genere, in questo caso l'unione civile si scioglie, si può sciogliere, perché divenendo di sesso diverso i due possono contrarre matrimonio. Nel caso in cui invece due persone, quindi parliamo di una coppia eterosessuale che ha contratto matrimonio civile, nel caso in cui uno dei due cambia genere, però dichiara che vengano fatti salvi gli effetti civili del matrimonio, in questo caso il matrimonio si converte automaticamente, questo è un caso di conversione automatica, in unione civile. L'ultimo punto è veramente, poi cederò la parola a chi mi seguirà, riguarda il problema, la problematica delle adozioni, perché la legge Cirinnà, così come è stata approvata nel maggio del 2016 con il maxi emendamento, è stata tra virgolette mutilata di una parte importante, perché il disegno di legge Cirinnà prevedeva praticamente la legalizzazione di quelli che sono i principi giurisprudenziali che ho indicato all'inizio del mio intervento sulla stepchild adoption, sull'adozione del figlio del partner sostanzialmente. Cioè quello che la giurisprudenza ormai costante, ricordiamo che solo a 5 giorni dall'entrata in vigore e dalla presentazione del disegno di legge, adesso non ricordo bene, la Corte di Cassazione rigettò un ricorso del Procuratore Generale che aveva riconosciuto la possibilità di adozione del figlio del partner ad una coppia omosessuale. Erano le famose sentenze a cavallo tra il 2014 e il 2015 che ho indicato all'inizio del mio intervento. E purtroppo all'interno di quello che è stato il momento di confronto tra le forze politiche di governo in Parlamento, questo passaggio di legalizzare sostanzialmente, codificare quelli che erano i principi della stepchild adoption è venuto meno. Questo forse è stato il prezzo da pagare a livello di compromesso politico, le forze centriste e i malpensanti possono pensare all'intromissione ancora una volta della Chiesa all'interno di questa querelle da secoli, ma voglio dire, l'articolo 5 sulla legalizzazione della stepchild adoption è venuto meno. Tuttavia però all'interno della legge Cirinnà è contenuta una norma che io definirei di salvaguardia, che specifica che in materia di adozione restano valide quelle che sono le leggi, le norme relative che regolano la materia appunto dell'adozione. Quindi sostanzialmente, se l'orientamento giurisprudenziale è quello di non tenere conto dell'orientamento sessuale del partner, voglio dire, e viene demandata alla magistratura la possibilità di riconoscere comunque tutt'oggi la possibilità per il partner omosessuale, la capacità di adottare il figlio del proprio compagno. Adesso io ho terminato il mio intervento, cedo la parola a Mario lanciando... Voglio lanciare quello che è un... voglio condividere con voi quello che è un mio dubbio. Se a distanza di un anno quasi dall'entrata in vigore di questa legge, se quelli sono i dati, voglio dire, adesso che finalmente abbiamo uno strumento normativo serio, voglio dire, riusciamo, è uno strumento che consentirà l'emersione delle coppie gay, oppure voglio dire è una legge che rimarrà fredda? E con questo dubbio io che ti cedo la parola, Mario, e credo che gli addetti ai lavori possano risolvere. Guarda di me come a chiedere, diciamo, quasi rispondi tu. Allora, intanto io ti voglio ringraziare perché Mario è stato capace
di essere tecnico con anima. Non sempre queste due cose vanno insieme. Sembrava quasi l'avesse fatta lui la legge, cioè, in alcuni passaggi ci metteva un'enfasi veramente bella. Ecco, sinceramente complimenti per come hai descritto la cosa, sia in termini proprio di fruibilità per non addetto ai lavori, ma anche proprio veramente di anima. Allora, guarda Mario, io penso che il ruolo anche di un movimento politico-culturale, come il ruolo di tutti i contesti e le formazioni che tendono, diciamo, a facilitare i diritti delle persone, qui abbiamo, salutiamo Patrizia Crea che è assessora alle politiche sociali, io credo che è anche un compito nostro proteggere e facilitare l'emersione di chi decide di non fare altro che amarsi e come dire, riscuotere un diritto attraverso una legge dello Stato. Quindi se la tua è una domanda, la mia è una risposta. Noi abbiamo il compito di sì, da un lato dire va bene, emergete che c'è una legge dello Stato, ma sappiamo che non basta, sappiamo benissimo che non basta. Nello stesso tempo ci dobbiamo tutti quanti prendere il ruolo di proteggere culturalmente chi decide di usufruire di questa legge, perché sennò altrimenti l'emersione sarà, diciamo, molto difficile, ecco, molto difficile. No, alcune brevi considerazioni prima di fare una lieve, diciamo, variazione alla scaletta. I diritti non sono, non dovrebbero essere né di destra né di sinistra né di centro né di chiesa o altro. I diritti sono i diritti e basta. Se ancora non è così, allora c'è molto da fare, molto da ragionare anche proprio veramente anche all'interno delle formazioni politiche, perché qui mi sembra che la tematica si sta perfettamente inquadrando, proprio incastonandone proprio nei diritti delle persone. Addirittura questa legge, da quello se ho ben capito Mario, questa legge addirittura è migliorativa delle norme che regolano il matrimonio. È antesignana, sì, per quanto riguarda soprattutto lo scioglimento, ecco, la fedeltà. Ti dico la verità, io non sono d'accordo, cioè, secondo me una relazione sentimentale si basa sulla fedeltà. Sì, ma non si basa per legge, attenzione, non si basa per legge, ma si deve basare per altro, perché non deve essere una legge a obbligare i coniugi a essere fedeli, anche perché se non mi sembra, effettivamente in giro ci sono state tante violazioni, quindi... Ecco, diciamolo chiaro, alcune cose devono uscire dai confini della legge, entrare nel campo proprio della logica. Un po' come la fedeltà alla Repubblica. Un po' come la fedeltà alla Repubblica. Comunque io sono un moderatore, non sono un relatore, quindi mi fermo qua e passo alla variazione della scuola. Mi dispiace, i miei limiti. Allora, invece di... non possiamo fare due avvocati insieme, perché sennò facciamo il foro di Reggio Calabria. Allora, a questo punto chiediamo a Mirella, Presidente Agelo, di raccontarci la sua esperienza, tutto quello che vuole, e magari se ne va anche di cogliere non la provocazione, la riflessione un po' amara, forse quella che ho fatto, deve veramente esistere un'associazione a tutelare delle persone, a tutelare, che la legge ne tutela, non sbaglio. Grazie, buonasera e grazie a Mario. Grazie per questa opportunità. Le parole che mi sono piaciute finora sono state diritto, inclusione e lotta al pregiudizio. Allora aggiungerei anche aiuto alle famiglie che si confrontano con il coming out dei propri figli, e sono questi gli obiettivi per cui è nata Agelo più di 20 anni fa a Milano, da un gruppo di genitori che hanno avuto l'esigenza di incontrarsi per confrontarsi e parlare delle loro insicurezze, dei loro dubbi, delle loro sofferenze. A Reggio siamo presenti, a Agelo c'è in tutta Italia in più di 23 città, a Reggio ci siamo da 2 anni. Il nostro scopo soprattutto principale è quello di fornire proprio aiuto a quei genitori che si ritrovano con questa esperienza inaspettata in famiglie che non sempre hanno anche, direi, i mezzi culturali per affrontare queste situazioni, soprattutto direi i mezzi culturali. La scoperta o il dichiararsi di un figlio omosessuale in una famiglia è uno tsunami sempre. Possiamo
essere di idee aperte, persone aperte, tolleranti, accoglienti, ma la notizia che un figlio, o che io parlo da mamma, ma che un nipote o che un parente si dichiari omosessuale, bisessuale o transgender, o comunque si scopra l'omosessualità di questo figlio, ci cambia profondamente come persone e come genitori. La prima cosa che si cerca di fare come gruppi di autoaiuto, insomma, verso gli altri genitori, è quello intanto di far capire che l'omosessualità non è una scelta. Lascio perdere il discorso, non è una malattia, perché lo sappiamo tutti, non lo facciamo che non c'è più neanche. Quindi lasciamolo stare fino al 90, insomma, esatto, era nel DSM. Quindi questo, insomma, sorvoliamo su questo. Intanto non è una scelta come molti pensano, non è una moda, non è una scelta, è una cosa che è un fatto. E avviene e basta, cioè nasco così, è una caratteristica. E quindi questa è la prima cosa che bisogna spiegare a un genitore intanto. Ma la cosa che per esperienza su di me ho provato, e quello che assisto anche ad altri genitori, è che comunque la prima preoccupazione, la più grande preoccupazione, è quella per il futuro di questi figli. Perché questi figli, perché hanno consapevolezza che questi figli dovranno affrontare maggiori difficoltà nella società in cui viviamo, proprio per quella retratezza culturale di cui parlavamo. E questo purtroppo, e vedono questa differenza che hanno anche con i fratelli o con altri ragazzi, e quindi scatta quella molla che è stata la molla anche dell'associazione. Cioè, non dovrebbe esistere un'associazione che tuteli i diritti dei figli, perché già noi genitori siamo lì pronti a diventare delle tigri, noi mamme, per i figli. Quindi non dovrebbe proprio esistere, però c'è stata la necessità, perché ci rendiamo conto che io personalmente ho avuto, quando mia figlia si è dichiarata a 18 anni, a me non mi è cambiato niente. Cioè, l'amore assoluto per un figlio non cambia, cioè non c'entra niente. Però subentra quell'ansia e quell'apprensione dal genitore, triplicata rispetto alla normalità. Questa parola la vorrei cancellare, normale, perché queste cose famiglie... È difficile, cioè, riempirla. È difficile, perché poi quando si parla di famiglia, insomma, noi siamo una famiglia... le famiglie dei ragazzi omosessuali sono delle famiglie tradizionali, quella bella parola che piace anche alla Chiesa, la famiglia tradizionale. Però poi a un certo punto com'è? Non diventa più tradizionale? Io sono cattolica, sono sposata, com'è? Vabbè. E allora questo per dire che comunque l'impreparazione che c'è anche a livello culturale, perché quando tu sai che poi nel tuo futuro ti sposerai e avrai dei figli, nessuno è venuto a dirti che potrai avere dei figli che hanno diritti diversi. Cioè, io ho due figli, i miei figli hanno diritti diversi, perché? Perché non possono avere lo stesso diritto alla felicità, a trovarsi un lavoro, a trovarsi un compagno o una compagna, perché soprattutto manca la cultura alle differenze, manca la cultura al rispetto per la persona, per quello che è. Quindi sì, se noi non interveniamo culturalmente per confrontarci e per anche affrontare questi argomenti e cambiare quindi le cose dal di dentro, non bastano nessuna legge del mondo, basterà mai. Perché se non cambiamo proprio, anche questo per esempio, quello di stasera è uno dei mezzi. Perché il discorso di organizzare, il fatto di organizzare anche questi dibattiti su cui si possa confrontare su questi argomenti, sicuramente è una delle soluzioni per crescere e contribuire alla crescita di una società più civile. La cosa che mi preme anche sottolineare è che i ragazzi omosessuali, perché lo dico questo? Perché
come componente di Agedo spesso ci ritroviamo ad essere contattati soprattutto dai ragazzi e non dai genitori, perché chiaramente hanno necessità di capire come devono dichiararsi in famiglia oppure come affrontare la famiglia. Questi ragazzi sono soli. Sono soli durante tutto il loro percorso, fino a quando raggiungono il momento di fare il coming out, hanno già fatto un percorso dolorosissimo e in solitudine, e quindi è per questo è importante, ecco, anche questi incontri di confronto, perché molta non conoscenza è dettata proprio anche dall'ignoranza della tematica. Perché già a me, per esempio, la parola omosessuale mi sta stretta, è proprio restrittiva, non mi piace, perché si pensa subito a qualcosa che abbia a che fare con la sfera sessuale. Mi piace più la parola omoaffettiva, perché riguarda tutta la persona, il modo di essere di una persona, in tutto, a cominciare dal sentimento, all'amore, certo anche al sesso. Per quanto riguarda l'argomento di stasera, mi preme sottolineare che la posizione di Agedo tutta, di Agedo nazionale, è netta sulla legge Cinna. Noi non siamo per niente soddisfatti, chiaramente, perché, lo spiego, l'approvazione di questa legge non è che può essere considerata il punto di arrivo dell'acquisizione dei diritti delle persone omosessuali. Sicuramente è un'opportunità per acquisire nuova forza e per poi arrivare all'obiettivo della piena uguaglianza, che per noi è il matrimonio egualitario, per noi genitori Agedo è ovvio. Certo, non si può essere non soddisfatti o felici per quelle coppie di omosessuali che da anni aspettavano di poter venire fuori, e questa parola l'abbiamo detta. Non si può prescindere dal fatto che questa legge ha risolto tantissimi problemi proprio pratici, di cui parlava anche l'avvocato prima, quelli proprio di ogni famiglia, di ogni convivenza, e di questo non possiamo prescindere proprio dal valore giuridico che questa legge ha. Così come non possiamo prescindere dal fatto, come diceva l'avvocato Siviglia, che questa legge è monca, perché ha messo un diritto ai nostri figli, ma ne ha tolto un altro, che è quella della genitorialità. Quindi questo compromesso al ribasso con cui sono arrivati politicamente per l'approvazione di questa legge, bisogna un attimino sgranare gli occhi, perché sull'aggiornamento della legge sulle adozioni si sta cercando di fare la stessa politica al ribasso, e su questo bisogna stare molto attenti, perché i nostri figli non possono stare adesso alla mercé del buon magistrato di turno o del magistrato che utilizzi quelle norme di cui parlava l'avvocato, e quindi sperare che ci sia una sentenza positiva. L'altra nota negativa, negativa tra virgolette, non sancisce l'uguaglianza la legge, ma forse un'equivalenza al matrimonio, perché in qualche modo in tutte le parti della legge, io non sono competente in materia, però così da mamma insomma lo capisco, lì dove c'è qualsiasi riferimento alla famiglia, all'affettività e alla fedeltà, si è cercato in tutti i modi di creare questa proprio dicotomia tra il matrimonio e tra due coppie etero, anche nel senso del termine, perché la legge Cinna le coppie che si uniscono civilmente non sono famiglia, ma sono unione, adesso il termine preciso non me lo ricordo, formazione sociale specifica, che già mi sembra una cosa tipo marketing, non so, un'azienda, lo stesso genere. E quindi bisogna adesso vigilare anche su tutti questi decreti attuativi che hanno reso la legge esecutiva, perché non si svilisca di contenuti e di quei contenuti di cui possiamo insomma comunque andare fieri. E quindi quello che dicevo prima, il vero traguardo per noi genitori Agedo sarà il matrimonio egualitario, perché ci deve essere
la piena uguaglianza sia per il diritto, sia per i diritti come genitori che anche chiaramente come coppia. Io direi, certo, quello che ha detto l'avvocato è sicuramente una pietra nella storia del nostro paese, pur se siamo arrivati dopo 27 paesi, comunque ci siamo arrivati e quindi anche con l'attuazione dei decreti attuativi di questa legge si è proprio acceso un segno nella storia del paese. Però non ci dimentichiamo che i diritti civili, ma i diritti tutti, sono il termometro proprio della civiltà, della crescita di una società, per cui bisogna insomma continuare a stare allerta. Su altre due cose volevo puntualizzare che a noi di Aggeto stanno molto a cuore. Intanto su un'altra realtà che continua a persistere nel nostro sistema, che è il bullismo. Il bullismo è il bullismo omofobico e soprattutto dopo l'approvazione della legge gli episodi di omofobia forse sono aumentati o addirittura sono più visibili. E noi sappiamo bene quanto nello sviluppo anche nel percorso psichico di qualsiasi ragazzo, ma soprattutto di un ragazzo omosessuale, quanto può incidere affrontare episodi di bullismo. Le cronache ce ne parlano tanto, spessissimo questi episodi hanno poi dei finali insomma fatali, si arriva insomma tutti questi suicidi di cui sentiamo parlare. E questo secondo me si può realizzare soltanto se si continua a rispettare, a conoscere e valorizzare le differenze. E questi percorsi, questo sarà frutto secondo me soltanto di percorsi educativi che devono essere fatti sin dalla prima infanzia e coinvolgendo tutte le agenzie educative, la famiglia soprattutto, ma la scuola, ma le associazioni. I bambini devono essere educati da subito al rispetto e alla conoscenza delle differenze, ma al rispetto delle differenze e al rispetto della persona, perché se non li aiutiamo a modificare o comunque a combattere gli stereotipi che sono presenti soprattutto nelle nostre realtà del sud e quindi poi anche ai pregiudizi che vengono fuori, alle discriminazioni, non andremo molto più in là rispetto a questo. E quindi un'altra cosa su cui bisogna adesso prestare moltissima attenzione è il riesame della legge sull'omofobia, perché non si può pensare, l'omofobia e la transfobia non sono delle opinioni, sono dei reati che devono essere perseguiti con le norme di legge, per cui non si può più assistere a queste situazioni. Io dico sempre che tutti noi possiamo contribuire al cambiamento della nostra società mettendoci la faccia, portando avanti con passione. Certo, qui forse sfondo una volta aperta perché vedo che voi siete abbastanza rompiscatole, però è solo così che si riesce. Lo sappiamo, vabbè, se siamo qua. E quindi vi lascio soltanto con questo pensiero, cioè mettiamoci la faccia, solo parlando e trasmettendo conoscenza e cultura e lotta si cambia, si cresce. Grazie. Uno dei grossi problemi che abbiamo forse nel nostro paese è che siamo abituati a prendere un foglio bianco, a tracciare, a mettere da una parte i buoni e i cattivi, i tradizionali e gli alternativi. Allora noi viviamo talmente per categorie che nel campo dei diritti
e le persone omosessuali dipendono i diritti delle persone omosessuali, le persone con disabilità dipendono quelli con disabilità, quelli con la barba noi ci difendiamo, noi quelli con la barba dipendono. Allora questo è un elemento che frena la civiltà, perché la vera civiltà dell'uomo sta quando io etero difendo il diritto di una persona di amarsi, sia dello stesso sesso che altro. Questo è l'elemento di civiltà, quando ognuno di noi difende i diritti intendendoli come elemento di civiltà, di crescita, di benessere per tutti. Questa cosa la dobbiamo capire, e mi fa piacere che hai valutato bene questo nostro momento, perché i momenti di confronto sono forse anche quelli, sono una piccola goccetta, però senza di quella probabilmente non ho detto io questa, non ci serve. Va bene, allora andiamo avanti, rispettiamo la scaletta. Ora tocca all'altro avvocato, un avvocato, no? Prego. Lucio Lattola, presidente Arcigay. Buonasera a tutti, sono Lucio. Sì, direi preferisco presidente Arcigay in questa sede anziché avvocato, nel senso che non è una ringa, proprio perché parliamo di diritti, quindi non c'è da difendere. Allora, intanto cos'è Arcigay? Arcigay è un'associazione che nasce circa 30 anni fa in Italia e che nasce sulla spinta innanzitutto della necessità di aiutare e sostenere le persone che morivano di AIDS e le persone omosessuali che morivano di AIDS e che venivano molto brutalmente abbandonate ai bordi delle strade. Diciamo che non nasce proprio Arcigay, ma nasce, iniziano a muoversi delle realtà a livello italiano che si occupano di questa tematica, fino a diventare nel corso degli anni, con una strutturazione nazionale, con un primo comitato che nasce a Palermo, a diventare appunto la grande Arcigay Italia, che inizia a organizzare Pride, inizia a rivendicare e a difendere i diritti delle persone omosessuali. Perché vi faccio quest'intro che va anche fuori dall'aspetto tecnico di Arcigay, ma che parla proprio di persone che hanno deciso di unirsi, di incontrarsi e di aggredire una tematica sociale che più che altro atteneva a un aspetto che è quello della salute, che quindi poco c'entra, poco c'entra con l'essere gay o non essere gay. Perché il grande pregiudizio, il grande stereotipo che allora si dovette distruggere e che ancora non è totalmente abbattuto è il fatto che solo gli omosessuali potessero essere affetti da HIV. Oggi sappiamo scientificamente che non è così, ancora oggi ci sono persone che affermano questo. Allora, perché parto da così lontano? Perché questo ci dà innanzitutto un, se volete, cronoprogramma, no? Sui tempi di abbattimento dei pregiudizi e degli stereotipi, che sono lunghissimi. E questo ci dà anche una risposta alla domanda che Mario prima ci poneva, l'avvocato Mario, cioè se questa legge può essere o non può essere un mezzo, uno strumento di emersione. L'unico strumento di emersione che possiamo avere è un movimento sociale. Non ci può essere alcun tipo di legislazione, alcun tipo di obbligo, alcun tipo di formazione specifica che può far emergere la persona. Può essere sicuramente uno strumento di aiuto a che cosa? Alla coscienza sociale, alla coscienza di sé, ma al di là di questo non credo che si possa valutare questa forma di costruzione, questo effetto costruttivo di una legge come la legge Cirinna come strumento di emersione. Fino ad ora io vi posso dire che l'unico strumento di emersione che ho trovato, sarò anche criticabile, è l'attivismo sociale, cioè proprio scendere in piazza, metterci la faccia, farsi vedere, prendere posizione. E per noi anche il Pride, proprio l'organizzazione e la partecipazione al Pride, al Gay Pride, che ormai dal 2014 si organizza in Calabria, anche a Reggio, diciamo in Calabria in generale.
Arcigay Reggio Calabria nasce nel 2009. Nasce nel 2009 con, in un momento quindi anche politico, istituzionale, abbastanza recente, se vogliamo. Già si parlava di legislazione sulle unioni civili, già vari paesi, poi in tutto il mondo, iniziavano ad approvare i matrimoni egualitari. Io reputo questa legge, la legge Cirinnà, un compromesso storico, ahimè, a ribasso sicuramente, ma dovuto, come giustamente ci veniva detto prima appunto, dalla necessità dei tribunali di dare una risposta a cittadini italiani con determinato orientamento sessuale, ma a cittadini italiani. Aggiungo che oltre le sentenze, le mie aggiunte sono solo di corollario all'intervento di Mario, non sono assolutamente stato chiarissimo Mario nell'indicare i punti della legge, no, e ti faccio i complimenti e ti ringrazio, però ecco, queste sono specifiche che mi sembra doveroso dare a chi ci ascolta. Oltre appunto le sentenze specifiche sulla stepchild adoption, l'Italia era già stata avviata la procedura per la condanna del nostro paese da parte dell'Unione Europea, proprio perché non c'era una legislazione in merito alle unioni civili. È chiaro, il legislatore quello può fare. Mi dispiace per il legislatore che non è all'interno della norma, ma che deve fare la norma e quindi deve sottostare a compromessi di natura non politica, magari direi proprio di partito, che portano poi a delle mancanze importanti. Però il legislatore evidentemente questo poteva fare e non più di questo. Sicuramente noi dobbiamo valutare la norma e dobbiamo valutare le richieste che arrivano dalla realtà sociale. La legge Cirinnà, secondo me, e quindi parlo a nome personale, è una buona legge. Ed è una buona legge perché appunto va oltre anche le aspettative proprio di una coppia eterosessuale che decide ad esempio di celebrare un matrimonio civile. E dell'altro ieri la telefonata di un amico che mi raccontava la difficoltà che ha avuto dicendo, comunicando ai suoi futuri suoceri che la decisione presa tra lui e la futura moglie era quella di sposarsi in comune. La risposta del suocero, padre della futura moglie, è stata: beh, il vostro sarà un matrimonio di serie B. Bene, questa è la logica, cioè perché dico questo? Perché nel momento in cui noi andiamo a valutare con moralità una legge dello Stato, stiamo perdendo di vista la pluralità della democrazia. Allora, l'impegno che sicuramente Arcigay ha provato a portare avanti in questi anni è stato proprio quello di scremare, almeno a Reggio, da una moralità che spesso serve a nascondere ignoranza, pregiudizio, paura, appunto a scremare una realtà civile, esattamente come quella che si può leggere nella legge civile. Una chicca, giusto per avvalorare con qualche dato, l'aspetto del cognome. Voi sapete che all'interno della legge Cirinnà è previsto che i due contraenti possono scegliere se mantenere il proprio cognome o aggiungere al proprio il cognome del contraente. Voi sapete che la Corte Costituzionale circa 6 anni fa, quindi ancora non avevamo visto tutta la questione unioni civili, ha fatto una sentenza in cui affermava l'applicabilità della legislazione a norma del 143
bis, mi pare che sia, del codice civile, quindi la legislazione attuale sui matrimoni civili, perché non esiste un'altra legislazione in materia, cioè che ha detto la Corte Costituzionale. Ok, continuiamo a mantenere valido l'articolo per cui la moglie, se vuole, aggiunge al proprio il cognome del marito. Sappiate però che questa è una legislazione discriminatoria, perché non si capisce per quale arcano motivo il marito non dovrebbe poter aggiungere al proprio il cognome della moglie. Questa libertà non esiste nel nostro codice. La Corte Costituzionale è stata molto netta, ha detto questa è una norma discriminatoria, ma non essendoci altro tipo di norma allo stato attuale, continuiamo ad applicare questa. Allora, ecco, a me piace, perché una chicca, perché sarebbe bello che il rapporto affettivo che fonda un'unione civile, matrimoniale, personale, fosse basata sul rispetto dei, e sull'uguaglianza dei contraenti, dei coniugi, dei partner. Ripeto, sarebbe bello. E da questo punto di vista io mi sento di dire che Arcigay Nazionale, Arcigay Italia, porta avanti la battaglia per il matrimonio egualitario, e io aggiungo, a patto che il matrimonio egualitario non riguardi, non debba riprendere e ricalcare norme che sarebbero svantaggiose o che porterebbero disuguaglianza tra i contraenti. Allora, se ancora una volta, così come è stato negli anni, penso proprio all'aspetto, all'attenzione che c'è stata per le malattie sessualmente trasmissibili, se ancora una volta il movimento LGBT, lesbica, gay, bisessuali, transessuali, può essere uno stimolo alla realtà politica, alla realtà legislativa italiana, per andare avanti e per far evolvere nuovamente il diritto di tutti noi ad una famiglia, la libertà più che il diritto di tutti noi di formare una famiglia, allora ben venga un ulteriore modo. Certo è che ad oggi, proprio perché 30 anni fa sono iniziate determinate azioni, sono iniziate determinate battaglie, spesso svilite, no? Il carnevale, i ricchioni che vogliono, masti froci, scusate se utilizzo questi termini, ma li utilizzo perché questi sono i termini che non devono più essere usati, che non devono più essere pronunciati. Sono proprio quelle espressioni culturali che, non per la legge sulle unioni civili, ma per la coscienza sociale che, soprattutto nella nostra terra, soprattutto a Melito, soprattutto in Calabria, per tutte le esperienze che abbiamo, che viviamo e che abbiamo vissuto e di cui siamo responsabili, queste sono le, è da qui che deve partire il cambiamento, ed è da qui, da queste realtà, che determinate logiche di inclusione devono essere portate avanti. Detto questo, vorrei puntualizzare su alcune attività che forse sono un po' state sottovalutate dopo l'approvazione della legge civile. Cioè, nel momento in cui è stata approvata questa legge, noi abbiamo assistito spesso e volentieri a sindaci che si sono permessi, se volete, il lusso di sollevare in nome del proprio ufficio, che poi proprio non è, dell'ufficio che rivestono per conto di altri o per mandato di altri, la questione della famosa obiezione di coscienza. Allora, cos'è l'obiezione di coscienza? Scusate se mi permetto, io sono laureato a Messina in legge con una tesi, ahimè, ora mi sorbite, con una tesi in diritto ecclesiastico dal titolo L'obiezione di coscienza. Quindi io andavo a nozze con tutte queste. Ci sorprendo. Allora, l'obiezione di coscienza è una libertà che nulla c'entra con l'ufficio pubblico o con le funzioni pubbliche, ma c'entra con un convincimento personale. E non può mai, cioè, sollevare, così come è stata fatta da parte dei sindaci, l'obiezione di coscienza alla celebrazione
delle unioni civili è stato, a mio parere, un insulto alla Repubblica. Un sindaco non può non applicare le leggi che arrivano dallo Stato. Un sindaco può dire: non la capisco, non la condivido, ma devo garantire che venga celebrata. E io questo non l'ho mai sentito. Addirittura, o meglio, l'ho sentito poche volte e mi sono reso conto del perché ancora siamo qui, no? A dover parlare dello stereotipo di cui sopra, solo i gay prendono l'HIV. No? Allora, questa responsabilità politica non è una responsabilità dei sindaci, non è una responsabilità degli amministratori, non me ne voglio, assessore. Anzi, io credo che su queste tematiche, che sono tematiche di diritti basilari, civili, ognuno di noi debba esprimere la propria opinione di libero cittadino, chiaramente motivandola e fondandola, ma debba anche farla avere, perché non è ammissibile che nella nostra Italia, nella nostra nazione, ma anche nella nostra realtà, che è vero, è una realtà dove non girano milioni, o meglio, girano solo per alcuni, è una realtà dove probabilmente determinate spinte culturali arrivano con più difficoltà o non vengono ampliate, non vengono valorizzate, però è sicuramente una realtà di persone che una testa ce l'hanno e una posizione la possono prendere, anzi la devono prendere, e spesso e volentieri ci troviamo ad essere invece amministrati da chi riesce, non è questo il caso chiaramente, da chi invece ha un è troppo costretto a scendere a compromessi con altre realtà e quindi è costretto a mettere da parte qualcuno o qualche diritto. Quindi ecco, io non so a merito se è già stato applicato, istituito, vabbè, chiaramente dovete aspettare anche voi. Credo però che se la responsabilità è sul cittadino, se la responsabilità di portare avanti un messaggio culturale è del cittadino, la responsabilità politica di un'amministrazione debba essere quella di incentivare un cambiamento. Solo con questo, solo con un'azione di cambiamento può essere che si vada a formare una realtà sociale inclusiva, aperta, non discriminatoria, così come l'abbiamo, così come ne abbiamo parlato fino ad ora. Le azioni, è vero, sono tante le azioni che portiamo avanti. Domani mattina con Mirella saremo a Vibo in una scuola media per fare un incontro, per organizzare degli incontri sulla cultura dell'inclusione, sulla bellezza delle differenze. Però se tutto questo non è non portato avanti, ma proprio incentivato, e non c'è un profondo convincimento da parte delle amministrazioni politiche, delle amministrazioni e delle sfere politiche che gestiscono il nostro territorio, che messaggio stiamo dando? Stiamo dando comunque un messaggio di serie B. E questa è una responsabilità che ad oggi, con una legislazione vigente, non può essere portata avanti. Grazie. Sì, io direi che l'assessore è direttamente chiamato, ma è vero che sarà il compito di tutti, in realtà è il compito di tutti, perché sui diritti non esistono scontri, non esistono compromessi. Detta così è un po' uno slogan, no? Sappiamo spesso che non è così, però molto probabilmente se siamo qui tutti attorno a un tavolo, se siamo qui ad ascoltarci, spero anche a dibattere, perché voi, diciamo, come vedete, io sono un moderatore smoderato, non batto i tempi, perché quello che state dicendo, che avete detto tutti, sono cose talmente interessanti e utili da non dover essere cassate in nessuna parte. No? Quindi poi ci sarà ovviamente anche una parte di dibattito, per cui invitiamo chi vuole, speriamo ci sia.
l'assessore è chiamato in causa, ma è chiamato in causa positivamente, nel senso che è chiaro che la lotta deve essere un'amministrazione rappresenta i cittadini. Noi siamo cittadini, per cui questa è una lotta che dobbiamo portare avanti tutti insieme, vai. Ma guarda, questa solo tu. Buonasera a tutti. Non ci sei. Inutile dire che per me è un piacere essere qua. Io ho ricevuto 15 giorni fa la telefonata di Francesco Bacedieri, che ringrazio come portavoce di una città da cambiare, e riflettevo sulla tematica. Non so se parlarvi da assessore o da Patrizia Crea. Credo di dover fare entrambi in questo momento. Riflettevo sulla tematica perché mi ponevo una domanda, che è poi quella che ci poniamo un po' tutti. Ogni qualvolta c'è una differenza da prendere in considerazione, perché diversità è una parola che io non ho mai sopportato. Io sono un'educatrice professionale e lavoro con ragazzi autistici. Non sopporto la parola diversità, ma mi piace di più la parola differenza. La differenza è sempre collocata nella sfera della non accettazione di qualcosa o di dover combattere per ottenere qualcos'altro. Allora mi viene un po' da pensare, e riflettevo su questa cosa, laddove una persona è differente e non sceglie di essere uomo, donna e altre cose, ma semplicemente lo è, perché deve combattere per essere inserito, integrato, incluso nella società di cui fa parte? Questo vale un po' per tutte, noi Mario lo sappiamo bene. È una lotta continua che si fa per avere i propri diritti, che poi non vanno a toccare i diritti di nessun altro. Ben venga il pensiero tradizionale, perché io posso avere il mio e ognuno di noi può avere il suo, e anche su quello non possiamo farci nulla. Però laddove il nostro pensiero non è proprio quello tradizionale e ci andiamo, andiamo a riflettere sulla società così com'è e che non possiamo pretendere che sia diversa, allora forse qualcosa dobbiamo fare. E non è proprio chiudendo gli occhi che alla fine si risolvono non i problemi, ma si arriva ad avere e a garantire i diritti che le persone normalmente devono avere. Io non lo so, prima ho sentito una frase, non ricordo bene chi l'abbia detto, no? Quanto questa legge possa aiutare a venire fuori. Ecco, per me poco. E vi dico perché. Ritengo che non è una legge che faccia venire fuori, ma è probabilmente da parte di chi vive una differenza e la vive tutti i giorni perché si confronta col mondo di cui fa parte, forse sentirsi, tra virgolette, nella normalità dell'accettazione da parte dell'altro aiuterà forse di più a venire fuori rispetto ad una legge. La legge garantisce dei diritti e su questo è un passaggio fondamentale. Forse non li garantisce nel pieno e tutti, però è un inizio e quindi non la vedrei in forma negativa ma anche positiva, perché è un inizio. E come in ogni cosa, la storia lo rappresenta, bisogna combattere, si inizia a fare qualcosa e poi le leggi si migliorano nel tempo. E credo che fondamentalmente sarà così anche per questo. A me piaceva molto l'idea che è stata data a questo momento di confronto, la libertà di essere, il dovere di esserci. La libertà di essere non credo che debba darla nessuno a nessun altro. Credo che sia così e basta. Il dovere di esserci, qui entriamo in ruolo tutti noi, ognuno per le proprie competenze. E quindi qui anche l'assessore Patrizia Crea, ma tutti noi. Perché credo che in linea di massima, così come sentiamo la necessità di esserci come genitori dei nostri figli, come zii dei nostri nipoti, come nonni o come insegnanti, educatori e quant'altro, probabilmente dobbiamo esserci anche laddove qualcosa non ci piace, è lontano da noi, ma non è un problema, ognuno ha la libertà di essere com'è. Il Comune di Melito ha dei registri provvisori di annotazione, verrà acquistato il registro e verrà fatto un regolamento così come in tutti gli altri comuni. E questo ci impegneremo a farlo in tempi brevi.
perché credo che abbiate ragione su una cosa, un po' su tutto, ma su una in particolare. Credo che se ne debba parlare, perché laddove qualcosa non viene affrontato o non se ne parli di qualcosa, sembra quasi un tabù. È lontano da me, non mi interessa, questo è un discorso che no, ma figurati, non è proprio così. Forse portare un regolamento all'interno della casa comunale e all'interno del consiglio comunale, poterlo approvare o poter dire ci siamo, esiste, c'è, lo riconosciamo, è un diritto. Non si decide che cosa riconoscere, ma viene applicata qualcosa che è e che è legge. Forse cominciando a parlarne anche nei posti preposti, si crea quel movimento culturale che dovrebbe far passare il concetto in una sorta di normalità, così com'è. Queste erano un po' le riflessioni che mi veniva da fare. Io non sono un tecnico, però sono felice di essere qui in questo momento, perché credo che come ogni esigenza di un comune o della società tutta si percepisca e sia necessario affrontare, anche questa lo è. Per cui il ritardo era dovuto alla presenza in un altro convegno in cui si parlava di sport, ma non per mancanza di interesse sono arrivata tardi, anzi è dall'inizio che manifesto l'interesse di esserci. E credo più che altro che alle volte ci si faccia troppi pensieri e troppi problemi nelle cose. La differenza nella persona la rende forse una persona peggiore? La rende forse una persona che ha meno diritto di essere rispettata? Io non credo. Le persone possono manifestare il loro amore come intendono nella libertà assoluta. Poi nella vita sono dei professionisti validissimi e questo non va ad intaccarlo. C'è quella questione di mentalità che ci portiamo dietro da anni, che vale per questo come per molte altre motivazioni, come per molti altri argomenti, e molto spesso ci rendiamo la vita un po' difficile nel superare il concetto. Il venir fuori è forse qualcosa su cui tutti dovremmo impegnarci, perché c'è molta difficoltà su questo. Probabilmente molti dei nostri amici vivono tranquillamente le loro storie e preferiscono tenerle per sé proprio per la difficoltà di affrontare il giudizio o di affrontare le parole che prima tu menzionavi, ti ho detto tu, e quindi si preferisce stare nel proprio mondo, ma è come vivere a metà. Quindi credo che proprio questo sia il confine da superare e in questo dovremmo impegnarci un po' tutti. Grazie, perché insomma c'è un impegno anche preciso del comune, dell'amministrazione comunale, di affrontare sotto il profilo del regolamento. In realtà io avevo affermato esattamente quello che dici tu, non basta una legge per fare, anzi assolutamente no, perché la storia purtroppo ci insegna che le leggi arrivano con molto ritardo. Nel nostro settore vediamo che adesso ci sono veramente attuativi di una legge di 17 anni fa. La legge 180 e del 78, ma ancora la problematica della disabilità mentale, scusate, io lo voglio e non voglio, però tocco dei temi forti che ci hanno detto che una legge purtroppo non basta. Io però, ora se mi consentite, esco un po' dal mio cuore, una cosa ve la voglio raccontare, però provo un attimino, perché sennò altrimenti non mi ci ritrovo. Io ho assistito a un coming out e questa cosa accadde nel 2004. Quando mi trovavo a facilitare, c'era un bel progetto in una scuola, e a un certo punto si parlava di differenze, si parlava, ecco, era la tematica, non ricordo esattamente, è passato tanto tempo, ma si parlava, si trattava di... Beh, un ragazzo a un certo punto mi dice, ma sa, lei sta parlando di disabilità, ma se io le dicessi in questo momento che sono gay, che farebbe, professore? Perché professore, tutti quelli che si mettevano dall'altro lato erano professori. Beh, non ho avuto il tempo di rispondere a questo ragazzo, perché i suoi compagni di classe, ricordo in particolare due ragazzine e un ragazzo, no? Gli disse, ma guarda, ma noi l'abbiamo sempre saputo. Disse, ma a noi che mi importa chi ami? Ecco, io ricordo ancora queste parole, mi ricordo anche la ragazzina
con i capelli a caschetto, che in una storia chiamai proprio Valentina come l'eroina, insomma. Disse: ma a me che mi importa chi ami? Aveva 17 anni ed era il 2004 e non ci trovavamo a Stoccolma, ci trovavamo in una cittadina più o meno come Melito, ecco. Allora, cosa mi viene da dire? Tante volte il foglio bianco diviso in due, forse siamo noi che mettiamo, ecco, che ragioniamo per categorie, che ragioniamo per pregiudizi. A volte il mondo dei ragazzi, il mondo giovanile, non a volte, sono convinto che sempre, è al di fuori di certi schemi. E forse dovremmo cominciare un pochettino a imparare da loro e soprattutto a coltivarci queste fortissime lezioni che ci danno. Scusate, sono stato ben moderato. Assieme a Massimo. Certo. Se lo dici tu, che vuoi? Non lo vogliamo, Mario, resti qui. Io dico solo una cosa: quello che dice Mario è vero, tant'è che anche tra di noi, perché è bene dirlo, c'era il timore che questo evento potesse tra virgolette non riuscire, potesse rappresentare un argomento tabù. Anche noi magari, che ci riteniamo persone un po' più aperte, forse. Invece vediamo qua una sala piena che ci riempie d'orgoglio e che ci fa pensare che parlarne in continuazione poi forse non rappresenti tutto questo problema, anzi può fare solo bene. Tanto certo, io purtroppo devo andare via perché impegni di lavoro mi chiamano, quindi vi saluto, ringrazio di nuovo tutti i relatori, anche chi dovrà parlare. Perdonatemi, però devo andare. Grazie ancora a tutti, grazie. Grazie a tutti. Volevo soltanto un attimo dissentire con quello che ha detto Mario. Stasera siamo qua per dissentire. Cioè, questo discorso che i ragazzini siano, che nel mondo dei ragazzi ci sia questa libertà di pensiero, non è poi così reale. Cioè, nel senso, è la stessa cosa un po' se diciamo noi siamo qui stasera, lui ha detto, siamo qui a persone aperte, intanto già questa, come diceva Patrizia, è una categoria, ci sono le persone aperte, le persone chiuse, non lo so, ci sono le persone. E allora anche i ragazzi, i nostri figli, sono figli delle nostre famiglie, di quello che apprendono, di come sono educati in famiglia. Per cui se in famiglia sentono, quando si guarda la televisione, guarda quel frocio che fa la televisione, poi gli verrà naturale domani a scuola dire al compagno: ma come ti muovi? Ti muovi come un frocio. Quello che, ecco, infatti, lui da ragazzo può dire la sua esperienza. Grazie per il ragazzo. No, quello che mi insegna mio padre è proprio questo, no? Sei un progetto pure tu. Cioè, molto dipende dalle figure educative. Io sono d'accordo su questo, sono d'accordo sul fatto che non, dobbiamo stare attenti a non categorizzare, diciamo, ex ante, no? Però sono convinto che, ecco, qui magari l'azione politica può essere importante, l'azione amministrativa per i corsi di formazione per i docenti sulle differenze, sull'affettività, corsi di formazione ma anche per i docenti universitari, cioè l'inserimento del doppio libretto all'università, ad esempio per le persone transgender che vivono il cambio di sesso, che fotometti il cambio di genere, che fotometti nel libretto universitario. Su questo, quindi, è vero che non bisogna categorizzare, che non bisogna fare i buoni e i cattivi sul foglio bianco, ma è anche vero che bisogna capire chi lo scrive questo foglio. Grazie, ma voglio dire, a me è andata bene, vuol dire, no? Io, è andata bene, però cioè, andata bene. Allora, noi dobbiamo ringraziare Stefano Morabito perché è stato così paziente, ci ha ascoltato, ma questi non la smettono più, quindi ora gli lasciamo la parola. È ancora più paziente venire, cioè qua è... A minuti lo teniamo, lo teniamo lì, il paziente, anche perché la cosa ora funziona così. Dopo l'intervento di Stefano sono aperte è aperta la discussione, sono aperte domande, considerazioni, però vi chiedo, a questo punto vi devo chiedere la brevità, perché altrimenti vanno via tutti, quindi perdiamo, si svolta. Dopodiché Carmelo, va bene?
fretta. La cosa pubblica. La cosa pubblica è un'associazione politico-culturale che è costituita su base provinciale, che si occupa di temi culturali, di tematiche politiche, a partire dalla difesa del lavoro, dei diritti delle persone. E naturalmente, io non sono abituato, penso che sia la prima volta che mi sento definito uno stakeholder. È un po' un pezzo, portatore di interesse. Naturalmente. Su una questione come questa, è proprio questo il fatto, i portatori di interesse sono tutti. Io voglio soltanto fare alcuni riferimenti a quello che è stato già detto. Cominciamo da qualcosa che è stato più volte citato. La legge ha un valore soltanto giuridico. È vero che quando si sottolinea questo, credo si voglia porre l'accento sul fatto che poi una legge non può rimanere soltanto scritta nei codici, ma deve essere realmente sostenuta attraverso delle azioni, anche attraverso un supporto e un sostegno nella società. Io credo però che in ogni caso il riconoscimento formale sia un passo fondamentale, perché il livello formale agisce anche sul livello materiale e sociale. Alcune conquiste sono conquiste fondamentali. C'era una vecchia critica di sinistra ai diritti formali, per cui i diritti formali sarebbero stati qualcosa di vuoto rispetto alla forza e alla realtà e alla consistenza dei diritti sociali. Era una visione però parziale, non ci si è resi conto che alcuni di quelli che venivano definiti in maniera un po' critica diritti formali hanno contribuito a modificare la realtà in senso progressista e anche in senso sociale. Nella prova del fatto che il riconoscimento formale ha un'importanza nella modifica, nella trasformazione delle relazioni reali presenti all'interno della società, la terribile offensiva che è stata lanciata contro questa legge. Se una legge non fosse importante, non soltanto come un riferimento di tipo ideale, ma per un potenziale trasformazione dell'intera società, non ci si sarebbe scagliati con tale durezza, con tale acrimonia, in molti casi con tale cattiveria nei confronti della possibilità di questa legge. Non dimentichiamo le adunate del Family Day e simili. Adunate che venivano condotte in una maniera che ci ha riportato al vecchio concetto di battaglia ideologica, nel senso proprio negativo, di battaglia che utilizza argomenti, come dire, travisati, falsi, non corrispondenti, parziali, che però vengono spacciati per valori universali. Io vorrei un poco parlarvi di questo, dato che tutti gli aspetti della procedura attraverso la quale si è arrivata la legge sono stati già toccati. Uno di questi argomenti è stato l'argomento falso che questa regolamentazione delle unioni civili fosse un attacco all'istituto della famiglia, naturalmente intesa tradizionale, un attacco alla famiglia. Perché? Perché si cerca di spacciare l'ampliamento dei diritti per una trasformazione dei rapporti già esistenti. Naturalmente nessuna delle famiglie, l'istituto della famiglia non viene assolutamente toccato, si offre soltanto una nuova possibilità riconoscimento. Fra l'altro si fa attraverso una legge che è vero, è monca, è inutile, però è una legge che di fatto, a parte l'espediente linguistico di creare la dizione unioni
civili, di fatto ricalca la disciplina del matrimonio. Se uno legge gli obblighi, i diritti e i doveri dei coniugi, sono le stesse e le medesime formule. Anche la questione che era parte di quella battaglia che è stata condotta contro questa legge, che richiamava Lucio Dattola, della pretesa da parte di molti di far valere l'obiezione di coscienza da parte dell'ufficiale di Stato civile, è di fatto esclusa dalla possibilità di questa legge, perché equipara esattamente le funzioni dell'ufficiale di Stato civile non solo a quelle esercitate nel caso del matrimonio, ma a quelle esercitate nel caso del giuramento di fedeltà alla Repubblica, eccetera, eccetera. Quindi non esiste questa opportunità ed è una parte di una battaglia che è stata condotta perché è un motivo di identificazione politica di una lotta che ha altri interessi e che cerca di coagulare un consenso attorno a una serie di richiami, come dire, tradizionali. Richiami tradizionali che però finiscono poi per limitare la libertà di tantissime persone e per creare purtroppo il concetto di non solo di diversità ma anche, ecco, di nemico da sconfiggere, perché non dobbiamo dimenticare che poi, ecco, questi istituti che sono visti da molti come elementi di progresso sono visti da altri come alcuni dei tasselli di quello smantellamento della società e dei suoi valori che alcuni invece pretenderebbero di difendere. Un'altra delle opposizioni che è stata fatta qui anche spesso da sinistra è stata quella della differenza fra diritti sociali e diritti civili. Non possiamo negare, Mario Siviglia ha ricordato, ecco, la nostra comune esperienza all'interno di Sinistra Ecologia e Libertà, che è stata una delle formazioni politiche che più si sono spese per il riconoscimento dei diritti per tutti, ed effettivamente non possiamo negare che spesso si diceva, ecco, prima di pensare a questi aspetti, che sono aspetti marginali e secondari, bisognerebbe pensare alla promozione dei diritti sociali, del diritto al lavoro, dell'uguaglianza reale fra i cittadini. Anche questo era un problema posto in maniera falsa e manipolatrice, perché io credo non si possa realmente creare una distinzione netta fra diritti civili e diritti sociali. Si è fatto riferimento a un fatto che questa legge già nel preambolo fa riferimento all'articolo 2 della Costituzione e all'articolo 3 per quanto riguarda, ecco, l'eguaglianza di tutti i cittadini al di là di tutte le differenze di religione, di sesso, eccetera. Ora, l'articolo 2 ha al centro la persona umana, la sua libertà e il suo libero sviluppo. Il libero sviluppo della persona umana è qualcosa che già abbiamo sentito a questo tavolo, quando Mirella faceva riferimento al diritto ad essere felici, dei figli, e alla fine si può tradurre nel diritto alla felicità e a scegliere liberamente quali sono le esperienze significative e portatrici di felicità per ciascuno e per tutti. All'interno di questa difesa della persona umana, giustamente i nostri padri costituenti hanno inserito la difesa della persona umana nella sua dimensione individuale e anche nelle formazioni sociali che l'individuo liberamente sceglie di animare, Ecco, questo significa, le formazioni sociali possono essere la famiglia, ma possono essere le associazioni politiche, i partiti, i sindacati, le diverse istituzioni, eccetera. Questo significa che c'è un livello doppio che contribuisce al pieno sviluppo della persona umana, ed è il livello della propria vita privata e individuale e anche il livello della propria vita sociale. Io credo che sarebbe un errore da parte di tutti separare le strade dei diritti civili e dei diritti sociali. È naturale che se l'obiettivo è quello
di permettere a ciascuno lo sviluppo pieno della propria personalità e la persecuzione della propria felicità, di una vita ricca di esperienze significative, è naturale che non possiamo credere di raggiungere questo obiettivo unicamente ampliando la gamma di quelle formazioni sociali all'interno delle quali ogni individuo può riconoscersi, perché poi la vita non si esaurisce all'interno dell'istituzione come l'istituzione familiare, ma è l'insieme delle relazioni sociali, formali e informali, delle relazioni politiche e dei rapporti economici all'interno dei quali ciascuno vive. Questo però non può significare che ci possa essere un doppio passo, ecco, prima un aspetto e dopo un altro. Ecco, da questo punto di vista io mi sento di difendere l'applicazione di questa legge e credo che debba essere fatto da subito. Io credo che non dobbiamo neanche preoccuparci troppo del fatto che per il momento si registrino bassi indici di adesione a questa legge, perché il problema non sta nel confezionare una legge che risponda al bisogno di un numero X di persone o di un numero significativo di persone. L'importanza del riconoscimento dei diritti e del fatto che il riconoscimento di diritti per determinati settori, determinate categorie, si trasforma in un miglioramento delle condizioni di libertà di ciascuno e di tutti, anche di chi non vuole aderire a questo, non si misura sulla quantità di persone che aderiscono o che hanno bisogno di quel riconoscimento. Il fatto che ci sia soltanto un 7%, un 7 su 100.000 al sud rispetto al nord può essere utile come dato di partenza per studi sulla nostra società, per vedere come fare per migliorare la qualità del nostro vivere in comune, ma non può essere naturalmente mai trasformato in un indice di misurazione della qualità della legge stessa. Voglio dire, credo che se andiamo a guardare il numero di matrimoni eterosessuali per gruppi omogenei, cioè ogni 100.000 abitanti, certamente credo che di non sbagliare se dico che adesso ci saranno molti meno matrimoni in generale rispetto a 30-40 anni fa, perché ci sono diverse condizioni. Questo non può in alcun modo tradursi in un indebolimento della tutela dell'istituto del matrimonio. Ecco, un'ultima questione. Ecco, se non è importante questo, quindi la legge sarebbe desiderabile da difendere anche se non ci fosse stato ancora alcun richiedente. Vi devo dire, non sono riuscito bene a comprendere la questione della emersione. Anche su questo io penso dovremmo tenere un poco più di igiene linguistica, perché noi purtroppo siamo abituati da 20 anni a parlare dell'emersione, dell'evasione fiscale, cioè. Ecco, no, io credo che bisogna cominciare a pensare nell'ottica di difendere le libertà di ciascuno, proprio perché bisogna difendere la dignità di ciascuno e la libertà di scelta di ciascuno. Mirella diceva giustamente, la scelta, l'opzione sessuale non è qualcosa che uno sceglie, ma è qualcosa con cui uno nasce. Che si nasca o si scelga, io credo che non dovrebbe fare differenza. Non vorrei che da qualcuno venisse percepito questo argomento come il fatto che, dato che non si è scelto e si è nati con questo orientamento, non si debba essere giudicati come se questo fosse una colpa. Io credo che dobbiamo avere delle istituzioni che permettano a ciascuno di scegliere il proprio modo di vita individuale o associato, il proprio modello di famiglia, perché questo si traduce soltanto in un arricchimento per tutti. Per fortuna c'è questa legge. Di fatto, ecco, gli avvocati presenti poi potranno dirmi se sbaglio o no, mi pare che
la coincidenza con l'istituzione del matrimonio per il momento sia totale, a parte la questione dei figli e delle adozioni, ma tutto il resto lascia prevedere che rapidamente si possa arrivare ad una sanzione della equivalenza di entrambe le istituzioni, anche perché l'elemento di civiltà fondamentale è quello che già è emerso nei discorsi di molti. L'elemento che fa di una famiglia una famiglia è anche l'elemento che fa di un genitore, non è un elemento puramente biologico. Per quanto riguarda i genitori, ce lo denuncia il fatto stesso che noi abbiamo un aggettivo da aggiungere alla parola genitore, l'aggettivo biologico. Il fatto è che noi dobbiamo specificare che qualcuno sia il padre biologico, significa che questa è una condizione non sufficiente per essere padre. Cioè si può essere padri biologici, cioè chi ha generato una nuova vita, ma l'essere padre significa creare un progetto educativo, un progetto di affetto, un progetto di crescita insieme a una persona che è il vero soggetto titolare dei diritti, e sono diritti all'affetto e a una crescita guidata nella serenità, nell'armonia. Ecco, io credo che superare anche questi pregiudizi, insomma, un po' materialisti e un po' biologicisti, sia necessario e ci possa permettere di migliorare la nostra società. Lucio, e concludo, ha ricordato un aneddoto che potrebbe sembrare superficiale, ma è di importanza fondamentale. Quando ha fatto riferimento al suocero di quella coppia di suoi amici, che ha detto: se non avete il matrimonio in chiesa, si tratta di un matrimonio di serie B. Qui il fatto religioso non conta nulla. È vero certamente, però, che la nostra esistenza si basa anche su determinate cerimonie che scandiscono determinati passaggi della nostra vita. E l'importanza delle cerimonie è fondamentale per chi vuole aderirvi. Ecco, questa questione. Il fatto che il matrimonio in comune sia considerato da tantissimo un matrimonio di serie B ha a che vedere con questo: il prestigio sociale del matrimonio in chiesa in questo momento è maggiore. Questo ci fa vedere quanto è importante la sanzione formale di questa legge, perché questa legge con questo acquisisce un prestigio formale che modificherà anche la coscienza. Da questo punto di vista, dato che c'è un amministratore, proprio per questo un appunto: a me è capitato qualche volta di trovarmi, mio malgrado, in qualche ufficio comunale. Una di queste volte sono capitato nell'ufficio dove si celebravano i matrimoni. In quel caso erano un sacco di persone straniere che facevano una fila a Reggio Calabria in un ufficio confuso, con una piccola scrivania immonda, ed era una delle cose più tristi che abbia mai visto. Anche questo non solo... fa parte della trascuratezza con la quale vengono svolte alcune funzioni pubbliche, ma fa parte anche di una, strisciante battaglia ideologica tendente proprio a fare percepire come di serie B il matrimonio civile. Si dovrebbe, io dico, cominciare a cambiare il nostro modo di parlare. Come cittadini di uno Stato democratico c'è il matrimonio, e poi per chi vuole c'è il matrimonio religioso. Cominciamo a non definire il matrimonio civile come una specificazione del matrimonio vero, per quello che ci riguarda. Io credo che questo sia anche una battaglia, un fattore di civiltà. Allora Stefano ha messo su questo tavolo tanti di quegli stimoli e tematiche che noi dovevamo fare parlare per primo. No, va benissimo. In realtà, diciamo, sì, probabilmente alcuni termini dobbiamo cercare di non creare accavallamenti, ma penso ci siamo capiti cosa intendiamo per emersione. Cioè la libertà, sì, sì, sì. Voglio dire, la libertà di dire io amo X piuttosto che Y piuttosto che Z, cosa che da una parte c'è, dall'altra no. Questo è quello che rende la situazione ingiusta. Ora mi sembra che ci sono degli interventi che mi sembra che Patrizia deve andare via alle 7:30. Quindi tu vuoi dire qualcosa? No, non scrivo niente. No, vabbè. Allora vai, Patrizia che deve andare via, e poi diciamo. Allora poi facciamo così.
Poi Lucia e Mirella, non so se vogliono dire qualcosa sugli stimoli che ha lanciato Stefano, dopodiché si apre un dibattito e vi chiediamo, diciamo, di essere veramente tattà e poi Carmelo. Io ho fatto il mio intervento prima, quindi sarò brevissima, solo per ricollegarmi a lui dicendo che per fortuna al merito, ma non con questa amministrazione ma anche con le precedenti, non c'è stato un matrimonio delle unioni di serie B, perché viene utilizzata normalmente la stanza del sindaco, l'aula consigliare, quindi con tanto di rispetto per chiunque. Al pagamento? No, assolutamente no. Questo è importante. Assolutamente no. E quindi questa cosa. E poi niente, sul fatto delle persone che forse impropriamente abbiamo detto venire fuori, ecco, mi pare che sia stata questa un po' la mia legge che abbiamo utilizzato, ma l'abbiamo ripetuto anche noi, era semplicemente un voler dire che è il diritto di ognuno vivere nella propria libertà alla luce del sole, quello che è il proprio sentimento, perché poi di quello si tratta, poi il resto è legge, va applicata, senza sconti per nessuno. Grazie, scusatemi. Secondo, oppure facciamo parlare, diciamo, allora guarda, allora facciamo una cosa, facciamo parlare un pochettino il pubblico, perché sennò si stanca di quanto parlano questi. Allora è aperta la fase del dibattito. Giuseppe, allora ti metti, dove mettiamo? Ti metto vicino a Patrizia. No, tranquillo. Allora funziona? Sì. Io vorrei iniziare con questa frase: a volte vivere per strada è una scelta, alcune volte è l'unica soluzione. Io vorrei dedicare l'incontro, se mi è permesso, a una figura che con la sua umile vita è stato l'esempio per tutti noi, Gemmi. Se è possibile un applauso. Una persona che col suo esempio ha voluto lasciarci il testimone di una nuova logica che si deve necessariamente svilupparsi in una società globalizzata che altrettanto lo chiede. Anna Tatangelo in una canzone scrisse: l'amore non ha sesso, il brivido dello stesso. E con questa idea che nei mesi scorsi, nelle commissioni per l'attuazione della legge 107 del 2015, il Ministero ha voluto avviare nelle scuole delle attività di sensibilizzazione rivolte alle nuove generazioni, soprattutto inserire nei curriculum scolastici materie come l'affettività, come il rispetto dell'altro, materie che oggi più che mai devono essere sviluppate nella scuola. Ma dicendo così ci sembra un programma in termini tecnici e poco applicabili. L'esempio deve partire dall'educatore, che non deve essere limite per il discente, ma deve essere esempio per il discente. Già chi amministra, noi come cittadini, la scuola come agenzia educativa, deve tendere la mano all'alunno affinché impari ad accettare l'altro non come qualcuno da conoscere, ma qualcuno da accogliere, qualcuno da completarsi con l'altro. Io come giovane impegnato in politica, nelle attività che si andranno a svilupparsi insieme al Partito Democratico nei prossimi mesi, andremo anche a girare i territori dell'area per incontrare ragazzi come a noi, fare incontri come questi. Certo, non ci saranno persone tecniche così preparate come lo sono qua, però confrontarci con noi ragazzi e cercare di conoscerci per trarre soluzioni utili affinché questo fenomeno, che a volte si sviluppa anche, come diceva la dottoressa prima, sotto forma di bullismo, non possa essere, possa diventare non un elemento di divisione ma un elemento di unione, perché molte volte l'altro
serve per non solo conoscerci, come ho detto prima, ma non solo per completarci, ma anche e soprattutto per migliorarci. E questo è l'esempio, il messaggio che voglio lasciare, è che tutti insieme, lasciando a parte i colori politici, possiamo costruire un amerito capace di conoscere e rendere un amerito più attiva, solidale e concreta. Grazie. Grazie Giuseppe, d'altronde questo incontro è fatto per questo, insomma, no? Per dibattere su un tema, ecco, altrimenti non conosciuto. Va bene, altri interventi? Domande anche, insomma, c'è un bel tavolo, escluso me c'è un bel tavolo, quindi ci sono domande da fare? Non tecniche, qualsiasi domanda, ecco. Se stiamo alle statistiche, penso che è indubbio che almeno nella famiglia di qualcuno di questi che sono in platea ci sia presente un omosessuale, un nipote, un cugino, quindi non è niente di... A proposito di statistiche, in realtà la cosa che preoccupa, ecco, su quello che dicevi prima, se non parlate voi parliamo tra noi, la cosa che preoccupa di fatto è anche la differenza già delle regioni del nord e del sud. Questo è l'elemento che trovo, intanto che l'applicazione così semplice da quella legge, ma è proprio questo, come mai ci troviamo in questa situazione? Volevi parlare su questo, vedi, ti ho fatto un altro assist qua, dai, vai. No, giusto una riflessione, rapidissima. Vabbè, intanto Stefano, vi devo dire che Stefano, quando era candidato alla Reggio, quindi parliamo... ancora non si, forse non c'era neanche la Cirillà, forse la prima. Subito ha dato la disponibilità, l'abbiamo contattato in un incontro pubblico per l'istituzione del registro delle unioni civili, quindi c'è una anche vicinanza da questo punto di vista importante, lo ringrazio per il suo intervento. Però ecco, quello su cui volevo farvi un attimo riflettere è una persona, una coppia LGBT omosessuale, gay, lesbiche, appunto coppia di ragazze lesbiche, che dall'oggi al domani si trova nella possibilità di iniziare a costruire un rapporto di appunto partner, di famiglia, l'una con l'altra a lungo termine. E non è un cambiamento, cioè non parliamo di una realtà che esisteva e che è stata migliorata. Parliamo del venire ad essere di una realtà sociale e quindi anche la comunità, la collettività che, alla quale si rivolge questa legge, no, ha bisogno di un attimo per capire, ma io quindi d'ora in poi dove posso arrivare, qual è il programma di vita che posso, no, darmi. E proprio per questo, sulla questione emersione, io continuo a battere su questo, perché ho vissuto in prima persona il cambiamento, l'atteggiamento, l'ottica di vita che hai da persona gay nel momento in cui dichiari, nel momento in cui fai il tuo coming out, che non significa necessariamente sbandierare il proprio orientamento sessuale, ma significa iniziare a capire che la felicità tua te la devi costruire solo quando sei in grado di guardarti nudo allo specchio e dire io sono così, quando inizi ad accettare te stesso, a capire te stesso e a non vedere in te stesso dei punti di vergogna. Sono interventi dal pubblico, domande o considerazioni e o barra considerazioni? Sì, ce n'è una. E si deve fare avanti. C'è il pilastro che ti copre. Siamo uguali per questione. Sì, però ti copre, perché è costretto a alzarsi lui. Dove, vai. No, una domanda che sicuramente risponderà Mario. Cioè il fatto della mancanza della fedeltà reciproca nell'unione civile. Dell'obbligo. Quindi non è causa di separazione. Mentre nel matrimonio
non è causa di separazione con addebito, perché non è prevista, cioè nel matrimonio civile resta come causa di separazione con addebito. Sì. Cioè, significa che il ma infatti con... chiedo per me perché ci siamo no, c'è bisogno di separazione. Nel caso dell'unione civile, non essendo prevista, non è un caso di separazione come con addebito, come potrebbe essere un episodio di violenza, insomma, eccetera, eccetera. Però ho anche spiegato, forse non c'eri. Quando... Ma non c'ero, anche la parte successiva si vorrebbe togliere. Da questo punto di vista, sembrerebbe che quella che poteva essere, ed è stato per certi aspetti, una colossale svista, in realtà è un momento voluto, un'omissione voluta, perché successivamente è stato depositato un nuovo disegno di legge da parte di una deputata prima firmataria, tra cui ha firmato anche, tra i firmatari c'è anche la Cirinnà, per abrogare l'obbligo di fedeltà coniugale anche nel matrimonio civile come causa di separazione con addebito. Questo è il passaggio. Bene, questo mi porta a un collegamento. Cioè, vorrei sapere cosa ne pensate voi, tutti i relatori, su questo fatto e soprattutto poi sul fatto che la legge sia monca, che è stata la prima parte del dibattito, e se è una legge che valuterà sottoposta a verifica eccetera nel tempo, che ci dà un bicchiere mezzo pieno, ci dà più diritti, ma bisogna conquistarne altri, la vostra opinione però non... Cioè, oppure se è una legge che si poteva usare di più per fare in modo di fare una legge completa, di avere diritti una volta per tutte e per tutti, e farla completa in modo che la sua applicazione potesse essere piena, mentre adesso ce ne manca un pezzo e chissà quando lo avremo, e comunque i diritti rimangono e i governi passano. Ho finito. Rispondiamo tutti, c'è giusto due battute. Sì, facciamo, io suggerirei. Allora, per quanto riguarda l'abrogazione nelle unioni civili dell'obbligo di fedeltà nei confronti del coniuge, anche in questo caso io già feci un breve inciso nel corso del mio intervento dicendo che io personalmente non sono d'accordo, perché voglio dire, secondo me una qualsiasi unione sentimentale, cioè voglio dire, l'obbligo di fedeltà, se non c'è la fedeltà, secondo me non c'è, ma questa è una considerazione mia personale, non ha senso che ci sia il rapporto sentimentale. E per quanto riguarda l'adozione, secondo me il testo che andava approvato era il disegno di legge Cirinnà, così come era stato concepito, e purtroppo voglio dire, poi il disegno di legge deve passare dal Parlamento, dalle commissioni, insomma deve fare tutta la procedura, e in questo caso abbiamo detto di tutto e di più, c'è stato un compromesso, non ricordo chi l'ha definito un compromesso al ribasso, e questa parte relativa alle adozioni è stata stralciata completamente dal testo con il maxi emendamento che poi ha approvato la legge. Tuttavia però viene fatta salva la possibilità, perché di adozioni non è che nel testo di legge Cirinnà, così come approvato, non se ne parla. Cioè si parla, si dice che valgono le leggi attualmente in vigore, e al momento la giurisprudenza, cioè quindi le pronunce dei tribunali, della Cassazione, prevalente, anzi c'è una a senso unico ancora, consente l'adozione da parte del partner omosessuale del figlio del partner, ecco, scusa, magari sono un po' impasticciato, proprio perché il pregiudizio sessuale non può invalidare quelli che sono i reali parametri per decidere di un'adozione, cioè l'interesse del minore, se è stato di abbandono, vabbè non è questo il caso, però voglio dire il bene del minore, l'idoneità affettiva, tra il rapporto che si è instaurato di affetto tra l'adottando e l'adottante, e poi voglio dire tutte quegli altri parametri che andiamo dalla serenità familiare alla capacità economica dei coniugi per crescere, istruire, mantenere, educare la prole. Ecco, questo è il mio punto di vista, spero di essere stato esaustivo e sintetico. Passo la parola al buon Mario. No, a questo punto noi ci fermiamo, perché sennò rischiamo di
di andare oltre il consentito e di svuotare anche l'intervento e le conclusioni di Carmelo, che è stato veramente paziente e al quale passiamo la parola adesso. Vai. Grazie, grazie Mario, e comunque sarò brevissimo, perché in effetti dopo gli interventi che abbiamo ascoltato c'è poco da aggiungere. Prima di ogni cosa però, ecco, mi sia consentito fare un cenno a quello che ha detto Francesco Baccellieri nel suo intervento. Lui ha esordito un po' salutando il movimento, salutando Medo, perché abbiamo saputo, insomma, si sposterà in un'altra città per motivi di lavoro, e in questa occasione io, anche se lui non c'è, vorrei ringraziarlo di cuore intanto per aver voluto fortemente questa iniziativa, e quindi lo ringrazio per aver portato avanti l'organizzazione di questa iniziativa, per quello che ha fatto per il movimento e, mi sento di dire, anche per quello che ha fatto per Merito. Quindi un ringraziamento mio personale, ma penso di tutti, per Francesco Baccellieri. Poi... l'emozione era inevitabile. Poi l'altra cosa che volevo dire, prima di passare poi veramente all'intervento conclusivo, è che in effetti l'intervento conclusivo doveva essere gestito tra me e Nina Iaria. Entrambi siamo consiglieri e io non mi sognerei mai di sostituirmi a lei, anche perché abbiamo parlato più volte stasera di differenze, e in effetti delle differenze ci sono, e in nessun modo io, per quanto mi possa impegnare, riuscirei a colmare, ecco, ad andare a intercettare quella sensibilità che è propria di Nina, e che quindi questa parte di intervento vi mancherà. Però forse non tutti lo sanno, ma lei è un attimino impegnata a diventare mamma per la terza volta, quindi non è... Io la sensibilità è anche... Sì, no, no, dico, ma certamente ci sono delle differenze. Per Bartolini non riusciamo, tanto non riusciremo ad arrivare. E quindi detto questo, io non sono... mi è capitato altre volte di dover concludere degli incontri come questo, ma non sono solito preparare l'intervento conclusivo, questo probabilmente a svantaggio dello stile e della forma, spero magari a vantaggio della sostanza. E cosa dire? Intanto contesto il termine conclusione, nel senso che rifiuto la definizione di conclusione a questo mio intervento, perché se tutto quello che ci siamo detti fino ad ora è vero, e cioè che con questa legge andiamo a colmare sì un vuoto legislativo in termini di diritti, ma ciò non significa che questi diritti attraverso questa legge diventano immediatamente fruibili, perché poi vi è un passaggio culturale da sviluppare. E ritengo che questo momento di oggi, l'incontro di stasera, sia appunto una parte di questo processo e non possa avere delle conclusioni. D'altra parte, ripeto, come ho detto prima, gli interventi che sono stati che abbiamo sentito hanno offerto, sì, hanno chiarito probabilmente alcuni aspetti sia della legge, ma anche di tutto ciò che ha portato ad ottenere ed arrivare a questa legge, alla legge 76 del 2016, ma in effetti lasciano aperti ancora molti campi, e primo fra tutti probabilmente appunto è la discussione culturale, che ancora non ha raggiunto forse il livello di maturità tale per cui, ad esempio, ho sentito i relatori lamentarsi di questa incompletezza della legge. Per cui probabilmente forse questo primo passo dovranno succedere negli altri, finché poi probabilmente, come è successo per tante altre situazioni, poi si coprono veramente i diritti di tutti. Per quanto riguarda poi in conclusione l'aspetto più tipicamente locale, amministrativo, in effetti bisogna dare atto di una cosa: al di là del citato regolamento che dovrebbe essere in discussione in Consiglio Comunale, almeno così ho sentito dall'assessore Crea,
Non so, ecco, negli altri comuni non penso che ci sia stata, ecco, l'adozione di un regolamento specifico, credo che in effetti... Solo Reggio, già un anno prima della legge. Benissimo, e quindi anche in quel caso, diciamo, accettiamo ben volentieri l'invito ad una discussione anche nell'assise comunale, però bisogna riconoscere come il comune di merito, immediatamente dopo l'emanazione della legge, si sia già dotato, anche se di un registro provvisorio, ma si sia dotato di un registro, e quindi mostrando in questo caso una sensibilità non comune spesso alle nostre latitudini. Per cui in questo mi sento di dire che il comune si è fatto garante, perché è pronto ad accogliere l'eventuale esigenza di questo diritto. Concludo dicendo che in effetti le parole che abbiamo ascoltato stasera, appunto diritto, inclusione, sentimenti, condivisione, qualcuno in effetti anche contestata come l'emersione, rientrano esattamente in pieno nella mission che una città da cambiare si è data sin dalla sua costituzione, e mi sento di rivendicare, nonostante la perplessità forse di qualcuno, anche dei miei compagni, orgogliosamente l'organizzazione di questo evento, per il quale comunque ringrazio veramente ancora a tutti voi per averci dato il vostro prezioso contributo. Mario, la tua moderazione, sapevamo, sarebbe stata non moderata, quindi non ci hai sorpreso. Io mi auguro che il prossimo incontro sarà invece a sorprenderci per una moderazione moderata. Va bene, a questo punto, grazie Carmelo, complimenti, non hai fatto, nessuno aveva dubbio, perché è vero quello che ha detto Carmelo, che la mission di una città da cambiare, che è nata nel 2015, buona sostanza anche un po' prima, e poi è coagulata nella lista elettorale, ma di fatto il movimento non è la lista elettorale, il movimento sono i consiglieri ma non è la lista elettorale, il movimento ha un principio, un obiettivo, che è quello di cambiare dove c'è da cambiare, perché non è detto che comunque c'è da cambiare, ma di cambiare dove c'è da cambiare. Io vorrei far notare una sola cosa e poi concludiamo definitivamente. Questa è la prima volta che, a merito, si parla di questa tematica. Ante e post legge. Io ho lavorato sul registro di legge, perché abbiamo lavorato come forum provinciale. Allora, come forum del terzo settore, abbiamo aperto una commissione, abbiamo anche lavorato sul registro, diciamo, poi è diventata legge, sul regolamento. Allora, questo momento me la sento anche di dirlo, visto che hai annunciato una futura moderazione moderata che mai avverrà probabilmente, perché è così un ossimoro nella mia persona. In realtà si proseguirà con questi incontri, si proseguirà a incontrare i cittadini, si proseguiranno ad affrontare delle tematiche che servono a fare crescere un contesto. Perché questa tematica serve a far crescere un contesto. La prova è stata data dal fatto che sono quasi le 8 di sera e la sera è ancora piena. Quindi questa, come possiamo dire, è una valutazione quantitativa. Dai, quantitativa va bene. Grazie a tutti, buona serata.